Amici di Directa Sport, benvenuti al Comunale di Arsana, settima giornata del campionato di eccellenza. Aspetta soltanto il fischio. Inizia in questo momento la partita, porta soltanto Matteo Vinci leggermente fuori dall'area di rigore, il pallone messo nell'area piccola, il colpo di testa, poi c'è il tocco sotto, il salvataggio sulla linea. Sì, in vantaggio. Vantaggio sulla linea di Recano, se non andiamo errati, poi ancora Recano, il pallone che resta lì, buca la difesa del Guspini, finisce a terra Cocco, poi la conclusione di Giammella, tiene lì Suella che prova a far valere il fisico, passa sulla linea di fondo, la palla ancora buona, Vinci la recupera, finisce a terra e calcio di rigore. Suella col mancino, va il fischio, Suella, la parata di lui, in due tempi la blocca. L'ho vinto, la palla lasciata lì per Niedul, serie di contrasti, il pallone che viene allontanato, Malidol è lì, può provare la conclusione a giro che non fa di poco, va di poco fuori. C'è Antonio Fantasia che prova a puntare l'area di rigore, attenzione alla palla ancora sul mancino che cerca la conclusione sul primo palo. Campo Piroddi, il tocco di Cocco dove c'è Giammella, poi Pili che cerca addirittura la battuta dalla distanza, non va troppo lontano dalla porta. Sto pallone, la sfera è di prima intenzione, giocata per Niedu, bella verticalizzazione per Cocco, c'è l'uscita del portiere Fortuna che esce dai pali e attenzione al colore del cartellino rosso, espulso il portiere Antonio Fortuna. Aspetta solo il fischio. A punizione con il mancino di poco fuori, calciata da Niedu che verrà battuta, attenzione, vediamo la soluzione corta per il cross di Piroddi con il destro, c'è deviazione, calcio di rigore anche per l'Idolo, il tocco evidente con la mano di Leonardo Piras. Giammè contro Loddo, parte il giocatore del Guspini che dell'Idolo che spiazza il portiere del Guspini, porta in vantaggio i padroni di casa, Lamin Giammè, c'è il gol del 1-0, si sblocca finalmente la partita ad Arsana. Calcio di punizione, va Recano sulla barriera, ancora Recano, palla che resta lì, la girata di Montesuelli, la palla che sfila sicuramente nelle mischie da corner. Parte staffa dalla bandierina, il cross per Pili che di testa non trova lo specchio della porta, palla alta, altra chance, Cino insiste forse in modo eccessivo e poi alla fine riesce ad uscire il Guspini, termina a terra Fada ma si gioca, attenzione alla progressione, palla al piede, la conclusione, poi Suella sulla respinta non ci arriva. Attenzione al pallone in profondità, c'è la deviazione, situazione di 2 contro 0, il pallonetto e il gol del raddoppio trovato da Edoardo Bonicelli. L'Idolo che passa sul 2-0, l'abbraccio con la panchina, l'esultanza. Lancio lungo a cercare Suella, ancora Suella, la botta di Suella, non c'è deviazione, si riparte col rinvio dal fondo, anzi no. Alla fine l'arbitro segnala il calcio d'angolo per il Guspini. Saltatori, corner di Fada direttamente in porta, allontana però lui con i pugni. La direttamente in rimessa laterale, ha provato la conclusione a sorpresa Fada. Sono Recano e Fada. Parte Fada stavolta direttamente in porta, la risposta di lui, poi sulla respinta accorcia le distanze il Guspini, si fa trovare pronto sulla seconda battuta il... si trattava di Pinna che poi prova ad imbeccare Suella, attenzione l'uscita di lui, Suella se l'allunga troppo del fischio. Parte Fada, la conclusione bassa, raso terra sotto la barriera, Melcola Loddo ma non c'è più tempo per il Guspini, finisce 2-1 per l'Idolo.